Buenos días a todos amigos y bienvenidos in questo... Come cazzo si dice? Non mi ricordo, vabbè vaffanculo. Bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ. Sono arrivate delle lettere a casa che mi chiedevano di farlo, quindi che cazzo succede? Che cazzo carichi? Che t'ha dato il permesso? Paranormal caricamento, tanto per cominciare ragazzi, comunque new game, perché allora... Voilà! Sembri un pappone zio, fantastico. Non essere spaventato, io sono qui con te. Ma se te levi dal cazzo è un po' meglio. Vabbè, non è che mi... Cos'è? Calmi, perché quello tizio sta piangendo? Perché c'è un pappone nel mio letto, ragazzi? Ragazzi, c'è una roba... Sto piangendo? Ma sono io questo col bel ciuffo. Madonna, che ciuffo sexy. C'è un pappone nel mio letto, fantastico. Ti stai togliendo, ti devo calpestare il pube. Questi sono i miei amici. Ciao amici, come state? Io sono FaviJ. Sto piangendo, quindi vi smoccolerò addosso. Però ecco, infatti, non ho capito qual è il problema. Ascolta, pappone. A tratto mi segue con lo sguardo, che figo. Potrei denunciarti per stalking e per mancanza di pena, amico mio, uno dei due. C'era un ragazzo che un giorno si ritrovò con un pappone e morì. A caso. Una lacrima strappastoria. Non ho capito. Ciao. Possiamo partire o non... Oh, minchia, mezzo... Ho già finito il gameplay ragazzi, non siamo neanche partiti. Ma che bello raga. Ok, allora siamo nella mia stanza. Questa è la mia stanza. Flick mouse downward. Tutto, si può girare, fantastico. Che bello, ciao zio, che bello che sei. Ti stacco le budella. Ok, non è difficile, perfetto, l'ho capito. Questi che sono i giocattoli più belli che io abbia mai visto raga. Questo lo voglio assolutamente. Clicca qui per correre nel... Per correre? Corre. Che gran figata! Minchia che no vabbè, hanno aggiunto la possibilità di muoversi in Five Nights at Freddy's, ragazzi, gioco dell'anno. Clicca qui per chiudere la porta. Ah no, per correre attraverso... Ok. Cosa? Attenzione! Ascolta attentamente, se senti respirare, chiudi la porta... Tieni la porta chiusa, ok. Se non senti respirare, usa la tua torcia. Ok, non sento respirare, quindi uso la mia torcia. Mi piace questa casa. Io piango e muoio, questa è la cosa l'ho capita, però non ho capito perché... Però vabbè, madonna come si aprono le porte in modo bruttissimo. Ho capito, non sì, vaffanculo i suggerimenti, so giocare. Io non ho ancora capito quale... Raga! Bastardo di merda, chi è che si è ficcato sotto le coperte? Cosa vuoi dalla mia vita? Vuoi guardarmi mentre dormo, pervertito stronzo? Credo sia il pappone di prima, però non ne sono completamente sicuro. Comunque vabbè, io posso fare qualcosa... Ah, ma si apre e si chiude quindi, fantastico, come le gambe di tua madre. Tra l'altro sono le 3 di notte, sto quasi vincendo, cazzo. Puttana troia! Ok, perché devo avere un cazzo di maniaco sotto il mio letto, raga? Fatemi che poi è un pupazzo, però vabbè. Ma qua c'è qualcuno o c'è solo... Devo guardarmi indietro e basta. Fai la guardia come se... Sono le 4 di notte, raga. Mancano 2 ore e ho vinto la prima notte. Il problema è che non ho capito qual è il problema di sto gioco. Oh, succamelo! Che bello! Mi dispiace, zio. Si vede che ci tiene proprio a ingropparmi da dietro, però non... mi dispiace, zio. Dai. Sì, sì! Prima notte! Che nottata di merda, ragazzi! Neanche quando andavo a scuola che c'erano le verifiche le passavo così. Lui non si fermerà finché tu non lo troverai. Vabbè, dove cazzo è? Non è che ce l'ho in casa per davvero. Ascolta, cappello viola! Tu che sei fashion nel vestirti. Questi sono i miei amici, ho capito. Filati nel culo. Devo andare di sopra? C'è un pappone sul mio orologio a pendolo! Ma che storia triste! Lo so che cercavi il cesso, ma il bagno è da un'altra parte. Comunque, caga dove vuoi, io vado, posso andare di qua? Niente, non è quello il cesso, quello è il divano. Togliti che devo bere la mia birra. Cazzo, sta facendo così. Perché fai così? Prima fottuta notte, manco avessi trombato, però vabbè. Non... Tua madre puttana troia. Tua dimonissima la sorella di... Incidente stradale, tua madre cirrosi epatica al fegato. Non ho neanche visto che cos'era, ma è stato tragico. Veramente tragico. Vabbè, è stato alquanto bello. Ti regalo un ventilatore, zio, che serve in questo periodo. Quindi non mi fare spaventare, grazie. Dai, notte 2, partiamo con questa notte 2. Vediamo di finirla perché già mi sta sul cazzo. Ma scusatemi, ma io non ho capito. Ma quel tizio che sta sul letto, qual è? Gesù, santo benedetto San Gennaro. Che cazzo è successo? Ce n'erano 3. Da un coglione che c'era, ce n'erano 3. Ha chiamato gli amici. Hanno capito che c'è un party e quindi ha chiamato gli amici. Fantastico. Ma è bello sto gioco, mi piace. Meno male che ne fanno sempre di nuovi di Five Nights at Freddy's. È bello. C'è così tanta differenza tra la notte 1 e la notte 2. Cioè la notte 1 era una cagata, la notte 2 impossibile. Che problema? Hai visto troppo Naruto? Quello era un bell'uomo però. C'era un tizio, c'è un maniaco per casa, vabbè. Tanto per cambiare, come se non avessi bisogno. Avevo detto ai miei amici che di notte mi sentivo solo nel letto, avevo bisogno di compagnia. Ma cazzo, non intendevo questo! Ma io posso andare di qua, non posso andare.
Ah, ma si chiude. Dai, vaffanculo. Si chiude. Dai, vaffanculo. Scott Cawthon, tu che fai Five Nights at Freddy's? Se ne hai fatti ben 4. Tua mamma ti picchiava quando eri piccolo? No, fammi capire, voglio capire la tua infanzia, i problemi della tua testa, come si sono evoluti nel tempo. Solo questo, solo per curiosità. Signore, grazie di quei complimenti per i bei personaggi che crei. Lui da Troy. È sputtato un vaso. Cosa? No, vabbè, sentite ragazzi, non ho capito. Non c'è più. Paranormal vasi. Calmi, calmi. Lo sapevo. Non so se ho detto lo sapevo, però lo sapevo. Ma poi che cazzo è un nano quello che sto comandando? Perché cammina come fosse un bambino? Non c'è nessuno. Ok, avevo sentito i rumori. Io ragazzi non capisco quando mi devo... Quando devo chiudere la porta, non lo capisco. Non capisco, non ce la farò mai a passare la notte 2. Ok, bene, va bene, va bene. Va bene, è spunta. Oh, certo, grazie. Che credo che sia te alla pesca. Vado a culo. Ah, no, era il riflesso. Ecco perché avevo visto qualcuno fuori. Era il riflesso di quel coglione, perfetto. Ok, se n'è andato, che culo. Sono le tre, mancano solo 3 ore. Non ce la farò mai nella vita, però ok. Non lo so fare, mi piace questo gioco, era brutto. Possiamo giocare nell'Hello Kitty, vi prego. Adesso mi sto veramente cagando. Che cazzo è successo? It's the one and only Dico Double G. No, no. Tengo chiuso? Che cazzo devo fare? Chi cazzo sei tu, lurido? Vai via! Sciò! Bastardo! Bastardo, c'è una volpe nell'armadio. Una volpe nell'armadio, raga. Io l'armadio non lo apro. Lo sapevo! Ho chiuso anche la porta nel mentre, ma non è servita un cazzo. Bene! No, no, niente, era solo... Oh, i One Direction! Baby, alive, nobody... È cascata la bottiglia. Mi sto impegnando al massimo, raga. Più di così non posso fare. Ve lo dico. Adesso c'è. Per forza c'era qualcuno, perché l'ho sentito. Quanto sto così? Finché non mi va in cancrena al braccio o cosa? Non ho capito. Ah, vabbè, se n'è andato. Non ho capito quanto devo stare così. Vabbè. No, perché poi arriva dall'altra parte. Ragazzi, mi è piaciuto molto, è stato un bel gioco, proprio bello, ma proprio che lo rigiocherei volentieri tra 5-10 minuti. Five Nights at Freddy's 4, complimenti per questo gioco, bello. Grazie ragazzi di avermelo consigliato, perché mi sono arrivati un miliardo di consigli nell'ultima settimana. È stato un grandissimo videogame con troppi jumpscare. Jumpscare che pronuncia, che fa più paura del gioco stesso. Concludo qui l'episodio, spero che il video vi sia piaciuto, almeno a voi, perché... a me è proprio un cazzo. E quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento, un mi piace. Anche la pagina di Facebook, con ogni video, trovate nella descrizione. Un mi piace se non volete ritrovarvi qualcuno alla porta di camera vostra di notte. Stanotte non dorme nessuno, raga, ve lo dico. Qualcuno dorme con me. Ho paura. Se non siete iscritti, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.